schiacciata di patate farcita, croccantissima. Iniziamo. Per prima cosa ho bollito le patate e le schiaccio. Da bollite devono pesare 1,5 kg. Poi ho cotto gli spinaci, giusto un attimo per farli appassire, con un po' di sale, e li lascio raffreddare. Le patate intanto le condisco con sale . 3 cucchiai di amido di mais o fecola di patate, un uovo, e lavoro fino a ottenere un composto così bello solido ma lavorabile. Sembra quasi plastichina. Fodero lo stampo del forno con carta forno. Questo è 35x35 cm, ma va bene anche quello che dà in dotazione il forno. Lo ungo con olio. E faccio il primo strato, sottilissimo, mi raccomando. E uso metà del composto di patate, il resto mi servirà poi da copertura. Copro con 100 g di prosciutto cotto, che ci sta bene, ma se voi non amate il prosciutto oppure non volete mettere carne, potete non metterlo proprio, oppure sostituirlo con altri salumi, va bene. Gli spinaci freddi e strizzati dall'acqua. Quindi un pasto completo. Olio, un filo. E la mozzarella, io ne ho usate 2 da 100 grammi, quindi 200 grammi di mozzarella. Ben asciutta, strizzata pure questa. O puoi mettere formaggi, puoi mettere asiago, puoi mettere svizzero, puoi mettere qualsiasi tipo di formaggio. E ripetiamo, copriamo completamente tutta la superficie con le patate. Facilissimo, come vedi. Se vuoi farla un po' più alta, che non ti piace magari la schiacciata croccante, puoi usare una teglia piccola, più piccola, e fare 2 strati sempre così, però più alti di patate, quindi verrà più soffice. Tipo la spuma di patate, ecco. Schiaccio bene, con la mi aiuto con la carta forno, così verrà bella liscia. E metto formaggio sopra, o grana o parmigiano. Così farà la bella crosticina croccante. Con un mestolo appuntito faccio dei rombi, giusto per decorare, ma puoi fare onde, puoi fare niente, puoi lasciarla lì così liscia, è giusto un decoro estetico più che altro. Andiamo in forno a 200 gradi statico, 195 ventilato per 25 minuti circa, prima sotto sotto, proprio sulla base, poi lo saliamo a metà cottura a metà.
croccantissima, come senti, eh? Semplice, gustosa, filante, completa, una cena veloce ma completa. Devo comprare un piatto da portata grande per quant'è la teglia del forno, perché non ne ho, quindi l'ho adagiata provvisoriamente sulla teglia rovesciata. Ancora scotta tantissimo, però mi ustiono per voi. Aiuto! Aspetta. Ma sì, dai, ce la faccio. Voilà. È golosissima, come vedi. Croccante. È buonissima. Rifatela. Piacerà a tutta la famiglia. Grazie come sempre per la visione e grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale, è gratis, mi farebbe molto piacere. Ciao ciao, al prossimo video!